Carissimi amici, familiari di Leonardo, come potete immaginare sono particolarmente commosso ed onorato questa mattina di aver potuto intitolare ufficialmente questo parco cittadino alla memoria del dimenticato e compianto Leonardo Pietrini, consigliere comunale tragicamente scomparso per mano assassina nel 2004, e ancor di più un uomo di grandi doti umane e morali e carissimo, sincero amico di tanti di noi qui presenti. È ancora forte, indelebile anzi, il ricordo dello sgomento profondo che colse la città alla notizia dell'omicidio di una persona per bene e di un rappresentante istituzionale, un delitto che lo ha portato via alla sua famiglia e alla sua intera e all'intera comunità foggiana. Leonardo si faceva e si impegnava per la sua città con passione e volontà di fare. Attento com'era ai temi e ai problemi sociali, ha incrociato i destini di gente che viveva ai margini della nostra società con l'obiettivo di restituire loro dignità. La sua integrità e onestà d'animo sono state riconosciute dalle migliaia di persone che hanno partecipato al suo ultimo saluto. Un altro vivissimo doloroso ricordo. Il silenzio sbigottito era interrotto solo dagli applausi, forse un sollievo più forte delle lacrime, con cui la città lo ha accompagnato dalla camera ardente della sala consiliare all'altare della cattedrale. Sono indimenticabili quegli applausi della gente che gli ha voluto bene, il rintocco mesto delle campane del Duomo, la rabbia, il dolore e il lutto condivisi in quel giorno tristissimo. Ma oggi qui, in questo giorno davvero speciale per tutti noi, vogliamo solo ripensare a quel viso franco, allegro ma determinato, al volto coraggioso di un uomo che è stato capace, purtroppo con il sacrificio della sua vita, di dare speranza e futuro ad una città che deve trovare le sue risorse solo in se stessa e in uomini come Leonardo. I suoi killer sono stati esseri spietati, che hanno pensato che il potere effimero dato dalla violenza rappresenti la felicità e la realizzazione umana. Non è così, e Leonardo l'aveva capito. Per lui la convivenza libera e civile, l'onestà e il rispetto per l'altro sono stati valori veri. Oggi siamo qui a portare un segno di gratitudine per questo impegno silenzioso. Questa cerimonia, semplice ma sentita, e di individuazione da parte di tutta l'amministrazione comunale di un luogo fisico per ricordare Leonardo, perché questo luogo possa servire a tutti i cittadini per approfondire il suo senso dell'esempio e per cercare di metterlo in pratica. Il suo sacrificio è stato davvero un grande insegnamento in cui anch'io mi sono ritrovato. Essere il sindaco di tutti, e non solo della parte politica che mi ha indicato, essere al servizio dei cittadini per affermare i principi della legalità, per valorizzare le risorse migliori del territorio e testimoniare la volontà di costruire un futuro diverso per la nostra città. Intitolare un parco cittadino, questo parco, a Leonardo Biagini significa perciò proporre alle future generazioni un modello da seguire. Non a caso abbiamo scelto questo luogo, perché è particolarmente frequentato dai giovani, specialmente nel periodo estivo, e auspichiamo che esso possa trasformarsi in un luogo di serena socializzazione. E dunque, con questi sentimenti di commosso ricordo, di dolore ancora fortissimo, ma ancora e soprattutto di riconoscenza, che a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città di Foggia, intitoliamo quest'area verde a Leonardo Biagini. Ai familiari di Leonardo, un testimone dell'amore per questa terra, il mio abbraccio più forte e affettuoso. Allora.
cose.